gruppi coinvolti nel percorso di scrittura collettiva sono gruppi in qualche modo organizzati che vivono in diverse città del territorio italiano e che si ritrovano a essere direttamente coinvolti o impattati dalla costruzione di grandi progetti infrastrutturali che hanno un forte impatto non solo sul loro territorio ma anche fuori dal territorio italiano e della comunità europea e che sono in qualche modo finanziati o sostenuti dalla Commissione europea e dalle istituzioni finanziarie pubbliche europee, quindi la Banca europea degli investimenti, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. È stato un percorso che ha portato a ragionare su questioni centrali che riguardano appunto da un lato il rispetto dei diritti umani, dall'altro la dimensione proprio del chi decide e quindi del come ritrovare uno spazio di partecipazione che permetta però alle persone, ai territori di essere protagonisti delle decisioni che riguardano il modello di sviluppo. E questa questione è stata molto sentita, diciamo. Il tema dell'energia non è un tema che viaggia lì per i fatti suoi senza avere relazioni con tutti gli altri temi. Pensiamo semplicemente a che cosa è significato il fotovoltaico selvaggio per i terreni agricoli. Cioè, noi siamo convinti che, e torna il tema del modello di sviluppo che vogliamo immaginare per un territorio, non solo energetico. Cioè, è evidente che fra qualche anno ci dovremo chiedere se destineremo i nostri terreni a uno scopo alimentare o uno scopo energetico. Quel tipo di fotovoltaico su terreni agricoli già ha posto la questione, ma il biogas, i biocarburanti pongono un tema analogo. Io francamente non ho una risposta netta e manichea su questo tema, cioè preferirei che i terreni agricoli fossero destinati indubbiamente a produrre del cibo, però penso anche che per esempio l'alimentazione basata sull'utilizzo di carne faccia un uso molto inefficiente, per recuperare un concetto che l'energia conta molto, molto inefficiente del potenziale nutritivo di un terreno. Le popolazioni future, e questo sta già succedendo, dovranno decidere se produrre energia o produrre carne su un campo. Io credo che ci stiamo confrontando con i limiti di sostenibilità di questo pianeta. Non possiamo pensare di andare avanti consumando come dei disperati energia elettrica o termica senza porci la questione di che tipo di conseguenze questo abbia, non possiamo non confrontarci col tema dell'alimentazione, non possiamo non confrontarci col tema della tutela del territorio. Bisogna mettere a tavolino tutte queste esigenze e capire che non possiamo concederci i lussi su tutti i tipi di terreno, ammesso che ci sia spazio per qualche lusso, sul resto dovremo tenere duro per delle politiche di maggior attenzione, non le voglio chiamare rigore, perché poi abbiamo tutti una testa per immaginare scenari dove si possa vivere bene. Quindi il tema della cultura è centrale, è un altro tassello che non è marginale, ma costruisce le coscienze dei cittadini che sono in grado di decidere. A quel punto lì non è più bisogno di delegare alla mano del burattinaio che decide per te senza coinvolgerti e spesso manovrato da altri tipi di interesse. Un aspetto interessante, no, della discussione in corso, appunto nata anche da questa forte opposizione a un'opera considerata strategica, di priorità, è che comunque ha un po' aperto lo spazio per parlare della questione del gas, no? E per cui questo gasdotto viene proposto dalle istituzioni come alternativa. E secondo te, o comunque secondo voi che vi trovate a vivere qui, cioè, che cosa significa? Questa è un'alternativa? Voi pensate in questo momento che state cercando di bloccare un'alternativa energetica per l'Europa? No, ovviamente non sentiamo di bloccare un'alternativa energetica. Noi, in maniera davvero molto umile, pensiamo che non si possa sapere cosa succederà, no, in Europa, quale sarà il fabbisogno energetico, gli equilibri geopolitici.
a 50 anni. Quello che sappiamo sicuramente è che ipotecherà in negativo il nostro futuro, questo, almeno di questo territorio. Poi capiamo, voglio dire, che l'interesse pubblico, il plurale, debba sempre venire prima dell'individuale, ma non sapendo se effettivamente ci sia anche questa prospettiva, ci sentiamo comunque di dover tutelare almeno diciamo, il diritto legittimo al futuro di un'area su cui viviamo e che sentiamo nostra. Abbiamo un po' di sfiducia quando si parla di alternative, perché sul nostro territorio abbiamo visto prima, diciamo, negli anni di industrializzazione, la centrale di Cerano, quindi abbiamo la centrale a carbone più grande d'Europa. A pochi chilometri. A pochi chilometri da qui, voglio dire, a Brindisi. Man mano, appunto, che i modelli culturali cambiavano, si è proposta l'alternativa delle fonti rinnovabili. Si è concesso un sacco anche di suolo e di territorio per i mega impianti di eolico e fotovoltaico. Ora ci chiedono che bisogna trovare ancora un'alternativa con il gasdotto della TAP. Diciamo, dopodiché tutte queste cose stanno insieme, non si capisce in quale modo, e soprattutto non sono legate ai cittadini che le vivono. Cioè, comunque Cerano, quindi dell'Enel, i grandi impianti fotovoltaici ed eolici legati a fondi sovrani cinesi piuttosto che a, comunque ad altre multinazionali. Quindi diciamo che la strada a livello di strutture energetiche dovrebbe essere quella di legare la produzione energetica in maniera diretta ai cittadini. Quindi ci deve essere, sì, si deve parlare di come produrre l'energia, ma anche di chi sarà poi questa energia, quindi chi è che va a gestire l'energia. Quindi in un modello di produzione energetica, diciamo, diffusa, legato ai territori, potrebbe essere diciamo una soluzione, comunque una visione realmente alternativa, dove una parte di suolo, una parte di risorse si investono per produrre energia, ma questa energia ritorna ai cittadini che abitano i luoghi.